Benvenuti alla prima puntata di Onde Sonore, il magazine di TVA dedicato alla musica e alle nuove proposte. Questa puntata è dedicata interamente alla presentazione del tour di Giovanni Allevi, Alien Tour 2011, che si è svolta presso l'Istituto Spontini di Ascoli Piceno. Andiamo a vedere la conferenza stampa in formato integrale. Allora, buongiorno. Emozionatissimo, mamma mia, e quindi per così mi riprendo un attimo e suono qualcosa. Perché è arrivata a lei, mi sta esistendo bene. Vabbè, torna da questo attimo. Sì, basta. Adesso che succede? Ci possiamo accodare, credo. Io dove sono? Qua? Innanzitutto un ringraziamento alla stampa e a tutti i fan presenti. Come presidente dello Spontini io sono onorato e nello stesso momento letteralmente emozionato di ospitare il maestro Giovanni Allevi in questo istituto, tra queste mura che l'hanno visto crescere, formarsi, anche soprattutto con l'aiuto, mi pare, della professoressa che avevo visto qui presente, la professoressa Bucci, che saluto, formarsi e diventare quella realtà importante che tutti conosciamo, che tutti apprezziamo e che tutti ammiriamo. Il rapporto dell'Istituto Spontini con il cognome Allevi è un rapporto estremamente forte, enormemente grande, perché pensare che mentre il maestro Giovanni diventava famoso per la sua creatività, per le sue idee musicali innovative, girava al mondo portando a conoscenza di tutti il nome della nostra città, il suo papà Nazareno Allevi conduceva l'Istituto Spontini per 10 anni come direttore artistico, con enorme soddisfazione dei nostri alunni e della nostra città. E pertanto a nome dei docenti di questo istituto, degli allievi, dei loro familiari, di tutto lo staff dello Spontini, io non posso che augurare a Giovanni, permettimi di chiamarti in questa maniera, un enorme, un sincero, buona fortuna per qualsiasi tua iniziativa musicale e per qualsiasi tuo impegno, iniziando da quello che ti vedrà esibirti davanti al tuo pubblico, nella tua città, nella città che ti è. Grazie. Al presidente della provincia. Io per un velocissimo saluto Giovanni, ciao, e per ringraziarlo, per fargli ancora di più i complimenti per quello che sta facendo e rappresentando per noi e per ricordare anche quanto lui ha fatto per questa nostra città e quanto noi pure come città abbiamo cercato chiaramente di fare per lui. Qui c'è l'assessore pure Andrea Antonini, io ricordo i suoi concerti a Ventiglio Basso nel qualche anno fa, che in pratica era il momento proprio di grande lancio di Giovanni, e quel bellissimo concerto in Piazza del Popolo nel 2008 dove ha diretto anche l'orchestra, quindi è qualcosa di veramente bello. Ovviamente essere qui, penso per tutti noi, è un elemento
di grande stimolo e di grande simbolo, insomma, se lo Spontini, insomma, voglio dire, è riuscito negli anni a dare cotanto, significa chiaramente che la valenza e la qualità di questa scuola va in qualche modo riconosciuta e soprattutto va in questo modo tutelata, insomma, l'impegno nostro è proprio ovviamente questo, insomma, quindi con Giovanni, con papà Levi, ma con tutti gli insegnanti, quindi la tradizione musicale di questo, di questa città in qualche modo viene proprio messa ai massimi livelli. Io, 10 secondi, vorrei dire una cosa che mi sta qui, proprio la dico. Allora, siccome molto spesso si identifica il siceno dal punto di vista artistico sui media con un bravissimo attore, ma che non è a scuola, che non è del siceno, è di Porto San Delpidio, è di qua, oggi siamo divisi, siamo una provincia, fermo, va bene? Allora l'auspicio veramente, sindaco, è che veramente, insomma, Giovanni diventi il grande testimonial del Piceno, cioè la provincia della Galizia. Però la radice sta qui dentro e ovvio, chiaramente oggi è la massima espressione artistica che noi abbiamo proprio in assoluto mondiale, chiaramente, che mai il Piceno abbia avuto. E quindi auguriamoci che prossimamente, caro Guido, mettiamo in giù questa grande promozione. Lo è già, però voglio dire, con qualche immagine ad hoc chiaramente del Piceno. Dico bene, tanto un attimo i convenevoli e li salviamo tutti. E c'è un altro grandissimo testimonial del Piceno che io ho incontrato a Shanghai in un concerto di qualche anno fa, e una sera a cena mi portarono in un ristorante importantissimo di Shanghai e nel piatto trovai un'oliva. Io chiesi: ma che cos'è? E loro mi dissero: un'oliva scolare. E io la guardai e dissi: sei arrivata prima di me. Allora, io sono per dire che il 22 quindi sarà una cosa bellissima, perché il concerto di Giovanni Allevi ad Ascoli non è come un concerto di Giovanni Allevi fuori da Ascoli, perché ci sono delle, dice il poeta, ci sono delle lacrime, delle cose, ogni cosa ha un momento di passione e di affettività, e allora io sono convinto che l'atmosfera, non per te ma per chi verrà, sarà veramente speciale, quindi cercheremo di sostenere le emotività del maestro Giovanni Allevi del modo che c'è consueto, perché so quanto sente questa cosa, però siamo veramente molto orgogliosi. Io questa cosa la devo dire, è una cosa molto provinciale, non me ne frega niente, io sono molto orgoglioso, sono andato in giro insieme a Giovanni Allevi a Ascolano, perché è una delle risorse su cui dobbiamo confidare, non solo Giovanni Allevi, però l'amore per la città, e quindi da questo amore nascono tante cose, come bei talenti, grandi talenti, e quindi facendo un grande spottone allo Spontini, iscrivetevi allo Spontini, perché si potrebbe anche diventare come Allevi, avendo la possibilità di seguirne la passione, l'intelligenza e la bravura e soprattutto l'umanità. Insomma, siamo molto contenti di tutta la famiglia, quindi lui non è solo al pari della Lita Fritta un testimonial, ma è anche testimonial di una bella famiglia che non fa mai mancare quel garbo che è la bella poi sul pentagramma alleviano. Il garbo, l'eleganza e dove sta. E questo è la cosa che ci vediamo. Ci vediamo anche il 22 per quando. Io molto semplicemente faccio il turista di lusso qui, e per dirla alla Gamilleri me la scialo, cioè me la godo anche con cose di questo genere, e godendomi tra l'altro l'amicizia del papà che si va rinforzando. E perfetto, è proprio il Kapellmeister, è assolutamente un concerto da apertura di Ascoli. Io devo dire, confessando, mi vergogno un po', ma fino a non molto tempo fa io non sapevo chi fosse Giovanni Allevi. Le mie figlie sì, io no. Allora, poi a un certo punto ho fatto la scoperta. In particolare, un paio di sere fa c'è stata una lunga trasmissione in televisione, io l'ho visto tutto e mi sono trovato a condividere completamente il tuo punto di vista sulla musica contemporanea. In particolare mi è piaciuta la battutaccia su Stockhausen, e niente, poi mi è piaciuto vedere in Giovanni Allevi, papà da ragazzo, il modo di
portare, e un personaggio non solo straordinario come musicista, come esecutore, come compositore, ma una persona solare, come il papà, come la sorella, la mamma la conosco un pochino meno, e veramente continuo a dire me la scialo, cioè me la godo in questa città che invidio anche un pochino, perché è bellissima, è monumenti, e poi c'è pure Giovanni Alberi. Quindi siete fortunati. Prendiamo la tazza. Noi siamo un momento, diciamo. Cosa lasciamo la parola alla stampa? No, no, una cosa la voglio dire, mamma mia, oddio che emozione, mamma mia. Insomma, tornare ad Ascoli, già la pelle d'oca già stamattina, figuriamoci che cosa sarà il 22, la città più bella del mondo. Poi io vivo a Milano ormai da tanti anni, quindi cioè, più passa il tempo più sento la mancanza di questa città straordinaria, che ha una storia, che ha una bellezza architettonica, delle persone meravigliose. Io poi stamattina già le vedo un po' così. E quindi insomma sono felicissimo, fiero più che mai di essere a Ascolano, Se l'emozione non mi fa brutti scherzi, vorrei ringraziare per la presenza intanto la mia insegnante di pianoforte Anna Maria Pucci, che vedo qua. Stiamo notando che le persone che lavorano nello Spontini praticamente non invecchiano mai, rimangono così. Io le vedo dopo 10 anni, sono così. Quindi c'è Clelia, c'è la professoressa Buca, la professoressa Fioravanti, e poi c'è il mio carissimo amico Giando. Ma che bello, grazie. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, così io mi do una carta. Ma rispecchiano mai per la semplice ragione che, come tu ci insegni, la musica è vita, l'amore. Ah, sarà per chi è chi amore per il scappare, generalmente invecchia molto poco. Ok. Ciao. Arrivederci, ciao, io scappo di un impegno in provincia. Ciao. Comprendiamo. Vale doppio il numero 16. Allora, se i giornalisti hanno delle domande sicuramente da rivolgere al maestro Allevi, a Giovanni, aspettiamo. Io voglio chiedere a Giovanni, ciao, sono lui, ciao. Che il disegno della maglietta mi è così. Allora, questo è l'elefantino con il buco dentro. Questa è una maglietta particolare che viene praticamente creata appositamente per me, è fatta di un materiale che mi agevola durante il tour, durante l'esecuzione dal vivo, è creata da una ditta di Treviso. L'elefante significa calma. Io sono andato a vivere a Milano, dove tutti corrono, ma poi alla fine, insomma, tutto questo correre a che serve? Quindi calma, anche mentre suono il pianoforte, bisogna respirare, trovare la giusta pulsazione, e non bisogna avere fretta anche di raggiungere chissà quali obiettivi, piano piano, con la calma. L'elefantino me lo ricorda tutte le volte. Il buco non lo so che significa. Giovanni, una domanda per te, sono Valentino. Siamo tutti allievi. Sì. Tu ti senti più allievo quando sei per Ascoli o quando giri per il mondo? Ma non c'è una grande differenza, non c'è differenza. Io sono arrivato a questa definizione osservando le persone che mi si avvicinano dopo i concerti, le persone che mi si avvicinano, che mi scrivono. Insomma, tutte persone un po' scombinate dentro, aggrovigliate, che si fanno un sacco di paranoie magari, però hanno questi occhi che brillano. Ecco, quelli sono gli alieni. E io mi sento come loro e orgogliosamente mi sono definito un alieno. Però non è questione di Ascoli o non Ascoli, anzi più si sta in provincia e più si è dei sognatori.
Quando io sono arrivato a Milano 13 anni fa, ho capito che la mia forza era proprio perché ero scolare, capito? Perché sognavo qualcosa, perché ero abituato a questa bellezza che c'è intorno e cercavo di ricostituirla nella mia esistenza. Quindi essere a scuola è una grande forza. Grazie. Giovanni, volevo chiedere un consiglio per i nostri ragazzi che approcciano il mondo della musica, più di meno anni, per non far mancare mai l'entusiasmo che comunque è tu, che quando ti metti al pianoforte sembra sempre la prima volta, suoni con un entusiasmo unico veramente. Un consiglio per loro? Sì, il consiglio che do ai ragazzi, musicisti e non, in ogni caso, è di buttarci il cuore, cioè di fare le cose con tutta la passione possibile, perché solo così misteriosamente le porte si aprono e l'universo inizia a tramare in tuo favore, indipendentemente dalle condizioni iniziali, o sei in Ascoli, o sei a Shanghai o a New York, non cambia questo. L'importante è metterci tutta la passione e non dimenticare che noi siamo schegge di paradiso cadute sulla terra e là dobbiamo tornare. Quindi davvero con tutto il cuore dobbiamo impegnarci in quello che facciamo. Oh, mi sento la paura. Io ne faccio una. Posso dire una cosa? Io volevo chiederti, Giovanni, se quando la paternità cambiava il tuo modo di approcciarti con l'arte e con la musica. Sì, ho registrato l'album Alien tra un pannolino e un biberon. E quindi evidentemente mi dicono che c'è tutta questa dolcezza dentro il suono. Sicuramente ha influito. Io ancora non me ne rendo conto, ma sicuramente ha influito. Invece le male lingue hanno influito. Sì, oddio. Mamma mia. Le critiche vogliono vedermi caduto giù dal trono. Vogliono con le loro parole andare a minare le mie certezze. Purtroppo certe volte ci riescono. Infatti mentre sono lì che faccio il concerto, il dubbio si insinua nel mio cuore. E allora lì inizia per me la scalata dell'Everest. Diventa difficilissimo suonare. Però se non ti esponi, le critiche non ti raggiungono. L'unico modo per non avere le critiche è starsene chiusi dentro casa e non fare niente, e vivere nascosti. E quindi sai che ti dico, buttiamoci, che dicano quello che vogliono, certe volte mi feriscono, certe volte riesco a vincere io, perché la vita dell'artista è questa, insomma. Qual è la critica che ti ferisce di più? Cioè, quando ti dicono che non sai suonare, quando c'è la forza di timidezza, Quando dicono che comunque il successo dipende da un'operazione di marketing, che è tutta una cosa di facciata, ma il pianoforte non è che si suona da solo, capito? E quindi cioè, io invece lo so, cioè, mi rendo conto che c'è una vita dietro di studio accademico durissimo. Di sacrificio, di creatività e soprattutto c'è la straordinarietà delle persone che mi si avvicinano, cioè sono loro che nobilitano la mia musica con la loro presenza e sono le persone che hanno aperto le porte per me dei più importanti teatri del mondo e non c'è operazione di marketing che rende tempo. Domanda semplice, qual è il segreto del tuo successo? Pure difficilissimo. Ma come spiegazione ti sei dato dopo tutti questi anni, perché ormai iniziamo ad essere un po' di tempo? Allora, non lo so, però sicuramente il fatto che sono a scolare qualcosa c'entra, perché comunque guarda che noi siamo particolari, siamo sfigni, io in un periodo della mia vita ho collaborato con la compagnia del Cavallone, che praticamente fa teatro dialettale. È lì che capisci davvero la scolano, cioè che è graffiante, è una personalità che sa comunque godersi la vita e al tempo stesso va a prendersi quello che cerca, però è in grado di farsi una risata. E quindi
questo ascolano, questa oliva fritta che batte nel mio cuore mi dà la forza di andare avanti. Un fenomenologia della vita. Posso aggiungere una cosa, che l'ascolano, oltre ad essere scrigno, lo diceva Francesco Stami, circodasco della Cerva, era di goccia dura. E quindi sì, ci tenevo una certa caparbietà. Dimmi. Giovanni, cosa pensi quando il Giuma manda lo spot con il Drago? Ah, ecco, è buffo perché molto spesso la mia musica viene utilizzata per accompagnare degli spot di automobili e io non ho la macchina. questa cosa qua. È particolare. Non so perché. Cioè, la patente ce l'ho, la macchina la so portare, ho solo qui ad Ascoli una Panda scassatissima di quelle di una volta, che poi è diventata famosa perché una volta è stata scassinata e mi sembra il giorno dopo sul giornale c'è scritto scassinata la Panda di Allegri, quindi cioè, no, famosissima, però se la vedi proprio ti spaventi. È particolare questa cosa, mi fa piacere. Giovanni, ha pensato di scrivere qualche pezzo per suo figlio, qualche nuovo pezzo? Dunque, in questo ancora no, ci devo pensare, guarda che domanda particolare, ci devo pensare, però sicuramente, come dicevo, quella dolcezza adesso inizia a entrare nel mio linguaggio piano piano. Okay. Giovanni, la domanda è un po' fuori dal musicale. Potevi dire che la pasta che hai fatto è stato mangiare lo stesso tipo di pasta per un anno. Sì, è vero? No, ma anche più di un anno. Era più di un anno. Cioè, quando sono andato a vivere a Milano, in quel monologale, e facevo il cameriere per arrivare alla fine del mese, 3 anni sono stato in quella condizione lì. Cioè, non vedevo nessuno. Stavo dentro questo monologale, studiavo composizione dalla mattina alla sera e leggevo libri, leggevo. Poi andavo in piazza San Babila e mi sedevo per terra e stavo lì a contemplare l'esistenza, guardavo le persone, così. E allora cercavo un modo veloce e sbrigativo per mangiare, avevo capito che bastava bollire dei maccheroni, aprire una scatoletta di tonno, c'era di sopra, e è buona tra l'altro. E così è andata avanti per un paio di anni, pure di più. Resto un grande fan della pasta col tonno, però adesso ci metto un pomodoro dopo l'oliva fritta. Ti faccio un'altra domanda. Io sono stata un allievo di tuo padre, sì. E ha avuto anche il piacere di averti come studente di filosofia per qualche ora, sì. Ricordo con passione quella lezione su Sartre, come è rimasta proprio nei miei ricordi più belli della lezione di scuola. Ti manca insegnare? Allora, sempre in quel periodo a Milano ho fatto anche a un certo punto le supplenze di educazione musicale alla scuola media, però io non sono dotato di quella autorevolezza che permette all'insegnante di mantenere l'ordine nella classe. Dopo 5 minuti io vedevo i ragazzini che volavano e mi mettevo a ridere, quindi è stato un periodo difficile nel quale ho capito che io e l'insegnamento proprio non abbiamo nulla. Non lo so, però magari quando sarò più anziano vediamo. Se ci sono domande, andiamo a ruota, se non ci piace. Certo. La disponibilità di Giovanni. No, a parte Ascoli, però tu hai girato il mondo, penso, come pochi di noi qui dentro. È il posto più bello che hai visto, a parte c'è un posto che ti ha colpito particolarmente quando sei arrivato, se hai tempo di visitare c'è a New York, c'è una zona in Bleecker Street dove c'è un parcheggio. Sì, no, è nella zona del un po' più. Sì, è Manhattan, dove c'è un parcheggio
con i secchi dell'immondizia, mamma mia, di una desolazione, e lì ogni tanto arrivano delle compagnie teatrali e recitano Shakespeare e la gente si porta la sedia, si mette lì e li guarda. Che bello, capito? La poesia come sboccia come un fiore in un luogo desolato. A me piacciono proprio i luoghi desolati. Tanto le cose belle le ho già viste ad Ascoli, quindi mi attira tutto ciò che è brutto altrove. Ma certo. Quando stavi in ballo, prima di un concerto, sì. Cos'è la cosa che ti unisce al pubblico, la cosa che ti separa da loro? Sì, questo è un problema. È un problema. Io ho la sensazione sbagliata, appena salgo sul palco, di essere dentro un acquario e che devo comunque raggiungere il cuore di quelle persone che lì per lì io le immagino lontane, e quindi ho una paura folle quando sono sul palco. Invece poi, dopo il concerto, quando li incontro, guardo quei sorrisi e mi accorgo che invece mi vogliono bene, che stanno lì, che sono venute per ascoltare la mia musica, non per giudicarmi. Quindi io mi faccio un sacco di paranoie inutilmente, però tutte le volte è così, è il mio Everest che devo scalare ogni volta. Certo, l'applauso, quell'applauso mi dà subito la carica, mi dà la forza e l'entusiasmo per affrontare il concerto. Giovanni, tu hai iniziato a suonare a una certa età, no? Magari piacerebbe sapere quasi tutto questo cuore che hai messo nel, come hai detto prima, bisogna metterci proprio il cuore. Sì. Cosa ti ha portato a rinunciare della vita magari da fanciullo, da ragazzo, e qual è stata soprattutto la cosa, cioè la determinazione migliore, mentre magari dentro di te facevi spazio alla musica, a rinunciare a questo? Perché io sono mio figlio che sta iniziando da diverso tempo sulla pianoforte e vuole andare avanti, però dico sempre io, cioè bisogno di rinunciare, e poi questa rinuncia viene supportata da ciò che uno poi apprende e diventerà nel futuro. Sì, allora io credo che le cose belle vengano sempre sì dal sacrificio eccetera, ma vengono anche dall'entusiasmo. Quindi quando ero ragazzino non potevo minimamente immaginare come sarebbe andato a finire. Mi sentivo semplicemente scollegato e da una parte, ero praticamente invisibile, completamente invisibile. Tanto che recentemente una mia compagna di scuola del liceo ha detto un'altra: ma è vero che a lei è in classe con noi? Io me ne stavo da parte, pensavo le mie cose, pensavo le note, stavo sempre da parte, poi alla fine non mi hanno manco più invitato alle feste, perché oggi mi rendo conto che proprio perché me ne stavo da parte, perché non andavo dove andavano tutti, probabilmente con tutta umiltà lo dico, forse ho aperto una strada che va in un'altra direzione. Quindi dico ai ragazzi che oggi mi scrivono, mi dicono: ah, mi sento timido, non riesco a parlare con nessuno, ho in mente delle cose strane, nessuno mi capisce. Io dico: bravissimo, bravissimo. è lì, grande, io sono tuo fan. Ho iniziato a 4 anni a suonare di nascosto, perché mio padre mi chiudeva a chiave il pianoforte e non voleva assolutamente che lo toccassi, però io avevo scoperto dove era la chiave. quindi il pianoforte per me era, suonarlo era un gesto irriverente, era un trasgredire una regola, e questo aspetto della musica l'ho ancora conservato, trasgredire una regola. Sarà qualcosa per me? Sì, top secret. Tempo fa, che il tuo trampolino è stato anche quello di suonare dopo la morte, no? Sì. Io ti ricordo con questo ciuffo biondo che è in pantaloni di pelle a un concerto da Ancona, e era un po' inusuale come mise e come anche come personaggio. C'è stata, penso, qualche collaborazione.
Allora, io non le ho sentite più. Io mi ricordo il primo saggio di violino di Saturnino allo Spuntini. Io c'ero. Lui entrò sul palco e tirò fuori la parte dalla tasca. Capito? Poi l'aprì, la mise sulle ginocchia e iniziò a suonare. Grandissima questa scena, non me la dimenticherò mai. La domanda com'era? Come sono adesso? No, sono assolutamente cordiali e positivissimi dal mio punto di vista. Io devo molto a Jovanotti, perché lui ha prodotto il mio primo album di pianoforte solo. Poi sono entrato nella sua band. Era un mondo comunque forse a me estraneo. Per quello psicologicamente ero portato un po' a nascondermi, mi ero stirato i capelli, mi ero fatto un biondo, mi ero messo i pantaloni di pelle rossi e dietro questa maschera ero sparito. Però è stata un'esperienza fantastica e io so a memoria 44 canzoni di Jovanotti. Allora, se... No, io c'ho una cosa, io voglio sapere se si arrabbia mai, perché le devo prima la tournée, sono 24 concerti da Siracusa a Merano in un mese e mezzo. Allora, normalmente quando uno fa tutte queste cose un po' si stressa. Ti capita di perdere... No, io magari fossi in grado di arrabbiarmi, di esprimere all'esterno la mia aggressività. No, io mi tengo tutto dentro e poi vado a finire in un ospedale psichiatrico, che non fa male, è chiaro. Però no, se vedo la tournée mi viene il sorriso, io impazzisco all'idea. Cioè, ma renditi conto, io, il mio primo concerto a Napoli, quando avevo 20 anni, ho avuto un pubblico di 5 persone. Quindi adesso che vedo una tournée, tutte le date stanno andando all'esaurito, ma che meraviglia, ma è viva. Dal mio punto di vista non c'è granché di cui gioire. Comunque grazie per la vostra presenza. Sonore termina qui e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.